Il capitano è pronto alla sua missione! Lo scivolo più grande d'Italia! Cappeccazzo! Caso H, non potete per nessun motivo tirarmi indietro. Quindi io vi sfido a creare uno scivolo, scivolarci con la bici e finire in piscina. Ole! No, regà! Ma che cazzo! Iscrivetevi! Ciao, H. Kappenkazu, fate lo scommetto sulla gente. Ragazzo collegato alla cassa che Kazu c'ha nello zaino, con un telefono Bluetooth e gli sto per mettere solo della scurezza. Ciao Kappa e Kazu H, volevo inviarvi questa challenge che Kazu deve andare in una gioielleria e farsi un orecchino. Sono carico, vado a fare il buco all'orecchio. Incredibile, signori, entrate in sala. Da qui non uscirà più. Staccaglielo tutto quell'orecchio. Signori, l'ho fatto. Io non ho paura di niente, ho messo un bel brillantino e ora sono pronto a rimorchiare tutte le vecchiette con le scoregge. Una farmacia nelle... No, questo è il motivo per cui devo andare in farmacia. No. Siamo su scherzi a parte. No, no. È uno scherzo. No, non ho capito. Un saluto Italia 1. Sul nostro profilo Instagram abbiamo fatto un sondaggio, quindi andateci a seguire, fate esatto, i bravi. E vi abbiamo, fieri coffee, sì, vi abbiamo chiesto di scegliere la box misteriosa rossa o blu. E ci avete detto rossa al 58%. H, cosa c'è qui dentro? C'è una vera schifezza. Dai! Oh, signori? Signori? Oh. Ma che schifo! Che merda! Raga, fermi tutti, io non posso mangiare sta roba. Un iscritto l'ha detto e dovete farlo. Assaggia Kazu che mi sembra bello preparato. Frasa proprio di vomito. Ovviamente avendo fatto io il sondaggio sapevo qual era la risposta, quindi ne ho preparati due di cocktail. Allora, sei culo. Alla vostra. Un sorsetto, e agli iscritti. Ma sai che non è proprio una merda? Cioè, no, non è male. Ma se non lo annusi e non vedi quello che c'è all'interno, che è palesemente uno schifo. Non è male, guarda che gli ingredienti sono di tutti a chilometro zero. Allora, cibo di gatto. Porca Poi cibo di gatto, qualche blatta frullata. Che schifo. Che schifo. C'è anche la Red Bull, Kazu. Io sentivo solo la Red Bull. Ho conservato anche un po' di cacca di primi e Gino. Ah, mi raccomando, se volete partecipare anche voi ai sondaggi, andateci a seguire su Instagram, così ci vedete soffrire. Kappeccazu_official. Oh, certo che a tutti i costi dovete farci fare cose pericolose, eh. Mamma mia, è davvero incredibile. Allora, a parte il fatto che mi stai iniziando a scottare la mano, vai, signore, dobbiamo muoverci. Non dar fuoco al giardino, eh. Occhio al giardino. Oh! E l'iscritto fortunato di oggi che salutiamo è Benny 11. Ciao Benny 11. Riprendiamo con lo scherzo della scoreggia. Vi ricordo che Cap dalla distanza fa partire le scoreggie finte. Ho tirato la scoreggia al cane. Sì, perché anche lei è tossa. Ciao HK e Kazu, vi lancio una sfida, dovete far esplodere un vostro strumento da gaming della vostra postazione. Chi è la dritta? Grazie mille! No! Ma perché l'hai fatto? Dovevamo farlo esplodere. Sì, dai, finiamola del tutto perché non mi sembra proprio rotta del tutto. Sì, anche secondo me. Allora. Ma sembrano i colpi del nerf? Ma è bellissimo, raga, sembra un caricatore della K-47. Abbiamo l'arma proibita. Vai! Vai, che cazzo. Oh, oddio. Oh. Oddio, un attimo. Ma non si è fatta nulla. Si è aggiustata. Ma che cazzo. Secondo me funziona ancora. È stata, è tipo drippata, capito? Oh mio Dio, raga. Raga, mi è arrivata qualcosa in bocca. Ma sembrava Vietnam, non lo so. Lo scorreggiatore è pronto e la preda è carica. Battire con una ragazza è colpa.
scusi, per caso questo qui è il parco della San Francesco? No, questo è il parco della Resistenza. Dov'è quello della San Francesco? Francesco, oddio, non lo so in realtà. Perché lo da qui sul navigatore? Io ho scritto parco della San Francesco e mi da qua Resistenza, però io so che questo era... Scusami, ho un po' mal di pancia. Grazie mille, scusa il disturbo. Buona giornata. Vai mal di stomaco. Sì. Prossimo sondaggio su Instagram. Vi abbiamo chiesto cosa dobbiamo fare come tatuaggio tra un tribale e una fatina. E ha vinto il tribale, però noi faremo la fatina. Ma caga. Signor cliente, lei si fida di me? Ma guardi, onestamente, dopo averla vista con quei guanti... Facciamo il test del guanto. Non lo facciamo tutto, più il test del guanto. Tutto sotto controllo. Non lo facciamo più. È tutto igienizzato? Sì. Guardi, faccio vedere. Ho capito, dai. Ma un po' di contegno dentro questa clinica. Guardi che siamo i migliori, in zona. Sì, mazza, qual è la zona? Mazzara del Vallo? 5 metri per 5. Dottor Aka, cosa devo fare qui? Lei, dottore, deve rimuovere la pellicola. Dopodiché, no, dopodiché deve adagiarlo nel luogo in cui... Dove lo vuole? Prima dovrebbe alzarmi la maglia. Ma non si preoccupi, guarda, non si mazza, muove. Non si preoccupi. Non si muova! Non è che me la trovo il contrario. Ho detto non si muova! Ma, guardi, sono immobile, porca di quella puttana. Ah, adesso è gelida. Adagio? Ah, è gelida, è fredda. Inizia a pulsare. Bello, vuoi apparire? Un po' devi soffrire, amico. Ah, è gelida. No, non può, lei non si può muovere. Lei non si può muovere. Ho capito, è gelida, stacco. Quanti gradi è? Zero. Oh, si può vedere? Ferma. Oh mio Dio! Aspetta. Raga, non ti muovere. È un peciolone, È enorme. Un pochettino rovinato, però va bene. No. Oh! No, raga, ma è bellissimo. Raga, ma avete rovinato il bellissimo. Oh, vi giuro che sembra vero. Ti giuro, da qui sembra vero. Dai, due pesci. Mamma mia. Hai guadagnato 100 punti bellezza. Oh, shit. Ma raga, tutto storto. Ma è tutto storto. Di sempre. Ho capito, ma questo è proprio storto perché è stato... No, già di base. Ma raga, è assurdo. È stupendo. Oh, ma spacca il culo. Quant'è che è il prezzo, signore? Ma guarda, mi può pagare anche in natura, con quel pesce. Ma guardi, se me lo dice così. Ma io mi chiedo come vi fanno a venire queste cose in mente, oh. Stiamo frappando le scarpe perché noi siamo dei wrapper. Ma io ero anche affezionato a queste scarpe, Ma adesso le wrappiamo tutte, ragazzi. Ci mettiamo qua dentro tutti i fumogeni. Poi prendiamo il coperchio e chiudiamo tutto. Oh! Chiudi. Maron. Bene, raga, chiudete bene. Rega, ma va fuoco. Oddio, bellissimo. Rega, sto dando fuoco alla scatola palese. Vai. Porca vacca. Oh mio Dio. È partito il drip. No, rega, ma verrà una cosa assurda. Sì, ma la vera domanda è, cioè, io non le potrò mai rimettere queste scarpe. Ma come no, fra, fidati. Dipende come vengono fuori. Oddio. Guarda che bello. Cavolo. Rega, ma è troppo figo. Ma l'effetto è bellissimo. No, stai, qui bisogna fare una storia su Instagram, raga, e seguiteci su Instagram. Allora, vi giuro che l'iscritto che ha avuto st'idea è un genio. È un grande. Cioè, credevo fosse la cazzata. Rega, facciamo una prova. No! Oddio! Bellissimo! Raga, iscrivetevi a Instagram per vedere il risultato finale, Facciamo una prova tecnica. Alza. Oh! Raga, ma l'effetto è troppo bello! Porco! Ma è bellissimo, raga! Oh mio Dio! È quasi finito! È quasi finito! Oh mio Dio! Ed è qui, signori, che la faccio... Che cazzo! Ma cosa? Oh shit! Ma sono nere! No way, raga, ma sono viola! Sono viola! Fra, è viola! È viola, guarda! Raga, ma sono bellissime! Ma che drip! Come le fai a mettere queste cose? Ma aspetta, io voglio capire, com'è successo che qui sono verdi e qui sono viola? Raga, sono aliene! Sono aliene, sono stupende! Oh my god! Ma sono assurde! Che figata! Raga, ma è bellissimo! Che figata! Cioè, mi hai trasformato le scarpe! Che non potrò mai mettere! Drip finale, guys! Oh. Bello! Oh! Che drippino! Fallo anche di qua, per favore. Vai. Che allora, drip, queste qui le regalo al primo che mi inizia a seguire su Instagram. Chiocciola Kazuo-san con la doppia finale. Ma che cazzo
Prima le regalo io, adesso le prende Rubo. Al primo che mi segue, Captain Blazer Official. 100.000 iscritti. Vai! Riprendiamo con lo scherzo della scoreggia. Vi ricordo che Cap dalla distanza fa partire le scoregge finte. Provarla. Una farmacia nelle vicinanze. Chiedalo. Ok, grazie. Una farmacia nelle vicinanze. C'è la parafarmacia. Sì. La parafarmacia è là. È questo il problema. Tu, la è da un'ora e mezza. Arca poa. Anche della cosa ti mi ha mandato. Lo fai a porta. La Totò è pronto per il suo nuovo taglio di capelli dei più raccomandabili in città. Ma poverino, dai. Questo dialetto. Totò, siamo più raccomandabili, giù testa. Oddio. Ma come siamo arrivati a come questo la punto? Vuole l'acconciatura? Ma chi è che l'ha detta sta cosa? La vorrei fatta bene. La vuole fatta bene. Ah, allora qui è in mano all'arte. Ci pensiamo noi che siamo dei veri artisti e come sappiamo l'arte non può essere giudicata. Giù la testa e accendiamo macchinario pazzo. Totò. No. Ma per un video non gli puoi tagliare i capelli in sto modo, fra, dai. Si taglia. Porca no, raga, no, 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 no. Guarda come soffro. Ma quanto sei salito. Il tuo obiettivo qual era? Farti crescere i capelli, giusto? Sì, se state volevi i capelli lunghi. Bellissimo. È tutto fatto. Tutto ciocchetta qui, via, ok. Ma è gratis. Ma vorrebbe anche i peli a linguine. Ah, qui abbiamo un esperto. Raga, posso fare due tiri con voi? Posso? Ma tu sei lo youtuber? Sì. Capo cazzo? Bravo. Non è vero. Giuro, facciamo due tiri? Dai, chi fa canestro vince. Qualcuno sta scorreggiando? No. Oh! C'è anche Kazu. Vabbè, facciamo tutti due tiri, venite. Vai, scartami. Ho un po' mal di pancia, raga, scusate. Oh, bel tiro. Ma chi è che sta ronfando? Qualcuno qui sta tirando delle scoregge, eh? Chi è che è? Sei tu? Sta tirando le scoregge? Fa sentire. L'ha tirata! Oh, è stato lui! c'è cazzo. Vabbè, sì, tutti. Vai. Fra, appassionatamente insieme. No, basta che non scorreggiare. Basta. Chi è che sta scorreggiando? È lei che sta scorreggiando. Come no? Vabbè, dai. Dice scoreggia. 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 Un saluto Italia 1. Ciao! Scusa, ho un po' mal di pancia.